ospite del Ruggito Nero Verde negli studi di Radio Doppio Zero, il presidente del Bitonto Calcio, Francesco Rossiello, ha fatto il punto della situazione sul momento della sua squadra, reduce da 3 prestazioni sottotono, concluse con una sconfitta e 2 pareggi. Eppure il Bitonto resta ancora in testa alla classifica del girone H di Serie D. Gli uomini di mister Roberto Taurino guidano il torneo con un punto di vantaggio sul Foggia, 5 sul Sorrento e 6 sulla Dolce Cerignola. Tre risultati non positivi, ma come le hanno avute anche le altre squadre, quindi ora bisogna soltanto rimboccarsi le maniche e cercare di puntare al bottino grosso per le prossime partite. Il numero uno della società nero-verde non perde però il suo solito entusiasmo ed anzi rilancia e chiama a gran voce la città per le ultime 8 gare. Intanto il campionato si ferma per 2 settimane. Il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha disposto la momentanea sospensione dell'intera Serie D ed il rinvio, a data da destinarsi, delle gare in programma domenica 8 marzo col Bitonto che doveva essere impegnato a Casarano per motivi precauzionali al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale e contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19. Si dovrebbe tornare in campo il 22 marzo a porte chiuse.